Perché hai ragione, sì. E magari poteva essere che, siccome erano incartate singolarmente, grandi, erano molto grandi, può essere che sotto la plastica ci fosse un Questo piccolo gioco? quiz, un piccolo Ah, può gioco. essere. E poi dice, apre l'ombrello anche quando non piove e non dardeggia il sole. Chi? Quindi compariva. Un tempo, insieme al dado, piuttosto che al caffè, vi erano le figurine come omaggio e come invito ovviamente anche a ricomprarlo, perché così potevi collezionare anche i formaggini, se non dico male. Quindi vi era proprio un'attenzione, come lo possiamo chiamare, comunicativo, ludico-educativa, anche se diciamo che così la funzione educativa veniva meramente utilizzata a scopi commerciali. Esatto. Poi anche, cioè, mi è venuto in mente anche magari le lezioni di cose di cui abbiamo parlato. Non so, qua c'era, vabbè, un quaderno di musica, quindi c'era la parte, ecco, sull'ascolto e la maestra ha fatto scrivere: oggi abbiamo ascoltato un disco che riproduceva alcuni suoni della natura, canto degli uccelli e versi di altri animali. Poi abbiamo ascoltato brani di musica, non so cosa sia, di Ettorino Raspigli, è stato riprodotto la suite. E quindi, vabbè, c'è un mondo dentro, ecco, non mi voglio dilungare. Giada Bello. è diventata un patrimoniere a tutti gli effetti. Oh, ma è bellissimo. Ed è strano, ecco, che, cioè, mia madre, insomma, quindi, però non l'avevo mai visti. Cioè, è paradossale, capito? Quindi questa occasione, vedi, è stata proficua, ecco, fruttuosa. Quindi grazie. Io mi complimento, se posso, Giada, perché la sua analisi è stata molto completa, proprio Ah. come un ottimo patrimoniere, contenuto e contenitore. Ha analizzato tutto, ha spaziato veramente, no Marta, per tutti i temi, ha fatto anche degli affondi disciplinari, perché ci ha anche parlato di questa musica, e ci ha portato un pochino nella didattica del tempo, perché alla fine Sì, ascoltavano, per cui esatto. in pochi minuti lei è riuscita a toccare tantissimi argomenti legati alla storia della scuola. Quindi Marta, sei una tua studentessa, ti prego, dalle il massimo. No, sono di Meda, il professor Meda ci ha invitato, sono del Comune. Parleremo con lui. Senta, ma Bellissimo. poi ha visto le schede invece quelle interdisciplinari? Quale scheda pensa di poter applicare? O ne Sì, se ne ha applicata una? allora io ho fatto italiano e come ho scritto sulla chat, veramente più scrivevo e più mi rendevo conto che c'era roba da scrivere e venivano in mente i collegamenti, quindi veramente ci vuole tempo. Sembra magari ecco un gioco, invece no, è veramente impegnativo. Ho fatto la scheda dell'italiano, poi se posso mandarla, non so, qua non riesco ad allegare niente in chat, quindi magari lo mando per email. Una settimana d'eccellenza, magari, non so. Volentieri. Allora a questo punto, dunque, non so se il signor Antonio, Antonio, sì. Antonio, patrimoniere d'onore, ma Antonio, perché così, sulla fiducia. Dunque, però vedo che, allora, qui c'è, allora, cioè, è arrivata una scheda intanto. Ah, ok, quindi forse sono io imbranata, può essere. No, no, dipende dalla... No. Mi conferma Antonio che Può dipendere dalla versione Zoom, se non è Perché proprio non mi fa quella leggere giornata niente. No. potrebbe non Ok, essere molto facile. visibile il file, quindi poter allegare Va dei bene. documenti. Io, professoressa, sono Marta Vitullo. In realtà l'ho inviata mettendola sul Drive, perché altrimenti non avrei saputo come fare, insomma, per me non era Ah sì, possibile. anche così è meglio, sì, brava, grazie. Vabbè, poi ho fatto la scheda di storia. E di, ovviamente non tutte le parti, diciamo, fotografiche oppure il disegno, insomma, adesso le ho bypassate. E la parte di geografia, visto che abbiamo fatto questo excursus sulle case di produzione, perché poi è carino pure quando chiede la domanda sul viaggio, no? Quindi immaginare il viaggio di questi oggetti. A me mi ha aperto un mondo, guardi, sono sincera, mi ha proprio affascinato.
E ho sperimentato, ecco, a proposito di didattica, stiamo seguendo didattica generale con il professor Rossi e quindi abbiamo parlato anche di conoscenze situate. Quindi ecco come un processo di apprendimento sperimentato, vissuto, è più efficace. Quindi è successo a me, figuriamoci un bambino, insomma, che sperimenta tutto ciò. Io che magari ho subito la storia, perché insomma è stata molto, diciamo, è stato sempre un insegnamento di tipo trasmissivo, non era neanche una dei miei, forse, delle mie materie preferite, forse proprio per questo. Invece, ecco, con un semplice dispositivo, un semplice strumento, un gioco quasi per i bambini, ti entra, ecco, non so come dire, proprio ti entra dentro. Quindi, grazie. Grazie a lei per queste bellissime parole, perché poi questo sistema, questo metodo, come vede, poi si tratta soltanto di accendere Esatto. una lampadina, poi le idee vengono e sono convinta che poi sarete in grado di svilupparle ancora di più e ancora meglio e di Sì. Esatto, proporle ai vostri bambini quando toccherà a voi stare dall'altra parte. E esatto. sono sicura che voi non farete subire No. una materia così Lo auguro, ecco. nella storia. Infatti è importante, ecco, anche per noi, cioè nella nostra formazione, fare prima di proporre è fondamentale, insomma, mi sto rendendo conto. Quindi, Benissimo. ok. Mi Ancora. taccio adesso, grazie. No, per l'invio della scheda a questo punto vogliamo fare, perché la mail quasi quasi darei la mia mail personale, perché non so se c'è un Google Drive da E se no la condividere. passo al professor Meda e poi me la gira lui. Sì, ma siete molti allievi del professor Neda? Sì, siamo un gruppetto qui, sì. Quindi Ah, va bene, d'accordo. magari possiamo anche fare un'unica mail, non so, mandare. Magari mi sento con le colleghe. Sì, d'accordo, altrimenti la mia mail personale è semplicissima, è marta.brunelli. Ok, va bene. Allora, sì. Quindi potete anche far. Beh, ve la metto in No, va chat. bene, grazie. Sì. Allora, mail personale. Marta.brunelli @mmc.it, così potete mandarla Ah, immediatamente, va bene, grazie. perché poi dopo avete talmente tante altre cose da fare che se perdete l'attimo poi no, siccome è una sindrome comune, no? Se uno perde l'attimo poi viene sovraffatto da tutte le altre cose e dopo si finisce per soccombere. Quindi va benissimo. Grazie, grazie a voi. Dunque, lei riesce, mi scusi Giada, lo chiedo a lei per chiederlo a tutti quanti gli altri. Sì. Abbiamo inviato, se guardate in alto, c'è un link al form, è un questionario di gradimento che potete veramente compilare in 5 minuti perché è Sì, già velocissimo. fatto. Già fatto? Sì, Ah, pronto. grazie. Ah, grazie mille. Ecco, se potete farlo perché ci aiutate a migliorarlo per l'anno prossimo, perché ripeto, lo vogliamo migliorare ancora. Nuovo messaggio. Nuovo messaggio. Questo è il Ah, format compilato? forse l'ha rimandato il signor Antonio a tutti. Sì, è il link che ho rimandato in fondo per farlo trovare più velocemente. Intanto, se qualcuno ha ancora piacere di condividere, noi saremmo lieti, vero Marta? Se... Sentivo Marta Vitullo, ma Sì. Vitullo abbiamo in comune un Google Drive perché abbiamo fatto le lezioni insieme. Mi aiuti a ricordare che io non so neanche chi sono e dove sono e perché sono qui. Sì, un attimo, mi attivo. Sì, sono anche tutor della scuola di specializzazione, ci siamo conosciuti per quello. Ci Eccolo, grazie. vediamo costantemente per altri motivi. Prendo un attimo il foglio. Prego, prego. Che bello, allora scarico subito. Sì, se fosse possibile, a questo punto quasi quasi vi chiederei la grandissima cortesia a chi non riesce a inviarla qui di inviarmela per email, perché adesso con il Google Drive poi ho paura che se una cosa sta su Google, un'altra sta sulla chat, un'altra sta. Poi me la perdo perché davvero io mi perdo i miei. M'ero persa la relazione che ho fatto ieri, quindi figuriamoci. Nel mio computer l'avevo persa. Quindi
Quindi Marta, le chiederei gentilissimamente la cortesia di inviarmi. Sì, 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 io avevo provato perché avevo visto che l'aveva fatto il collega Ciavarella, quindi però per email. Mi raccomando per email come grazie. Via. Grazie. Sì, allora, per curiosità posso già chiederle su cosa ha lavorato, così io. E dopo sì, vedo. Io ho lavorato su un testo che avevo, perché sono fuori sede, quindi non avevo grandi possibilità. Ho lavorato su questo testo che mi ricordo di aver portato qui a Macerata quando mi sono trasferita, perché appunto avevo un legame particolare, ce lo fecero leggere alle scuole superiori d'estate. Quindi avevo questo legame particolare con questo testo, quindi ho usato questo. E brevemente, tra le cose che ho messo nella scheda del patrimoniere, sicuramente quello che mi ha colpito è sia il contenuto del testo, perché è scritto appunto da Gabriele D'Annunzio, nonostante riferendosi alla sua patria, all'Abruzzo in pratica, nonostante avesse avuto una vita completamente lontana dalle sue origini, quindi sicuramente questo aspetto mi aveva colpito, cioè il legame che si mantiene sempre con i luoghi originari per quanto riguarda il contenuto. Mentre diciamo, l'aspetto fisico dell'oggetto, quello che mi ha colpito in particolare è che in questa versione si era mantenuta un'opera di un pittore sempre amico e collega, diciamo, dello stesso circolo letterario, che è Francesco Paolo Michetti, che rappresenta lo stesso soggetto, cioè sempre questa storia della figlia di Iorio, insomma. A differenza invece di edizioni successive, che magari possono essere graficamente più apprezzabili ad oggi, questa è un'edizione del 1995, quindi diciamo che ha degli standard diversi rispetto agli attuali, ma al tempo stesso mantiene questo legame importante, a differenza di appunto edizioni più contemporanee che hanno utilizzato, che ne so, fotografie che tolgono, diciamo, questo legame tra le due opere, quindi tra l'immagine e il contenuto proprio del testo. Quale scheda sono un po' visto tra le schede disciplinari? Italiano. Italiano. Sì, non si capisce. Sì, dovrebbe provare, ma questo glielo lancio come sfida, a cimentarsi in altre discipline nelle quali lei non si sente così a suo agio, no? Infatti ero addirittura tentata di cimentarmi nella matematica, solo che avevo poco tempo e sapevo che lì lì se ne voleva abbastanza anche per prendere le misure e altro, però sì, ci ho pensato a questa cosa, mi sarebbe piaciuto fare questo confronto, insomma. Comunque i materiali sono vostri, quindi potete divertirvi anche in futuro. Sì. Benissimo. Grazie. Grazie a questo legame, no? Grazie a voi dell'opportunità. Bello, molto bello, grazie. Era gentilmente candidata Alessia Baiocco, se vuole possiamo fare una prova del microfono. Sono riuscita a risolvere, credo, professoressa, mi sente? Molto bene, grazie. Allora, accendo anche il video. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ieri quando avevamo parlato di questa raccolta di materiali, io avevo pensato degli oggetti che però poi questa mattina ho scartato e ho preferito usarne altri. Uno era questo dizionario di francese, che però è rivolto alle scuole medie. Allora ho preferito qualcosa che fosse più riferito al tema della scuola primaria. E purtroppo l'oggetto che ho usato non ce l'avevo fisicamente a casa adesso, perché l'avevo acquistato su commissione per mia sorella, che l'ha poi donato all'istituto dove insegna. Quindi adesso soltanto una foto. Se posso fare la condivisione schermo, vi mostro magari la scheda, perché ho inserito le immagini lì. Provo perché non ho mai fatto su Zoom. Riuscite a vedere? Sì, stiamo iniziando. Allora.
Vediamo. Ecco, vedete la scheda? Sì. Sì, sì. Bene. Allora, il libro che io ho scelto, vi faccio vedere subito l'immagine, è questo. Si intitola Casa mia, patria mia, ed è un libro del 1910. Bello! E questo libro sono riuscita a reperirlo, l'avevo acquistato qualche anno fa su eBay. Poi però, ecco, l'ho solo fotografato perché adesso è stato donato all'istituto dove insegna mia sorella. E ho fatto veramente un piccolissimo riassunto per via del tempo. E all'inizio ho inserito il titolo e l'anno in cui è stato pubblicato, gli autori e il nome dell'illustratore e della casa editrice. E poi ho cercato di trovare altri tre testi in anni diversi. Ho scelto questo del 1941 e poi ho messo un altro testo degli anni 80, 1981. E il testo che, per esempio, rispetto a bambini che conosco, stanno utilizzando adesso nelle scuole elementari. E ho iniziato solamente una discussione dove cercavo di evidenziare le differenze tra questi testi, e dicendo che Casa mia, patria mia è l'unico dei quattro libri proposti ad essere in bianco e nero, e mi piaceva focalizzarmi sulla dicitura seconda classe rurale mista e magari spiegare ai bambini che all'inizio c'era anche una distinzione tra centri urbani e scuole di campagna. Poi nel secondo testo invece mi sarei focalizzata più sulle immagini che c'erano davanti, che riportano l'iconografia tipica del periodo fascista. E poi nel terzo si vedono già contenuti molto più vivaci e infatti si intitola anche Piccole storie sorridenti. E l'ultimo testo, sperando magari che sia il testo che hanno adottato la scuola dei bambini, loro magari ce l'avevano fisicamente sotto mano e potevano notare le differenze. Ecco qua. Molto bello. Molto, sì. Ti puoi far rivedere la parte, quella più antica? La puoi ingrandire? Sì, certo. No. Molto bello, no? Rendere visibile l'escurso storico, una sorta di linea del tempo figurata attraverso... La linea del tempo, sì, poi non ho avuto tempo di farla meglio. Però visivamente l'ha fatta, cioè attraverso le immagini l'ha fatta. Allora, diciamo. Il primo è questo qua. Sì, giusto? Grazie. Sì, mamma mia. Ma è una cartella quella piccolina della seconda immagine? Sì. Tu e io ci abbiamo la telecamera. No, stavo pure... Riuscite a vedere? È una cartella, sì. Mamma mia. Che meraviglia. Bello. Che già una cartella così nel 1910 era già da ricchi, perché sì, infatti. Non era la cartella, come dire, che tutti potevano permettersi. No. Ci siamo in una zona rurale e appunto all'inizio del Novecento, no Marta, che dici? Esatto, sì. E presumo che sia in pelle perché c'è la chiusura con lo scatto, quindi non è in stoffa. E quindi è riferita anche a una classe, insomma, piccola media borghesia comunque. Sì, sì. È molto strana come immagine, peraltro, davvero, in un testo rurale, devo dire. Ah. Poi vi è anche, stavo guardando il costo, no? Interessante anche fare un discorso sui centesimi, proprio lì. È vero, è vero. Quindi ecco la chiederle una cortesia ancora. Nell'immagine ingrandita, mi scusi, sotto seconda classe rurale, riesce solo a ingrandirla un secondo? Ecco, questo cos'è? Un logo, un simbolo? A sinistra questo? È il logo della casa editrice. Ah, ma guarda che bello, con... C'è scritto mica qualcosa sopra? Vallardi, mi sembra si chiama. C'è Vallardi? Vallardi, sì. Forse quel simbolo lì, quel logo lì della Vallardi non mi... No, ma sono tre editori però, Fabiani Perugini, Vallardi, giusto? Eccolo, Fabiani e Perugini sono gli autori. Sono gli autori, sì. Poi c'era un terzo nome che era l'illustratore che ho trovato, che era, eccolo qua, Luigi Dossi. E la casa editrice è Vallardi. Sì, è proprio strano questo simbolo Vallardi che generalmente viene espresso diverso. Si vede che in quel periodo è interessante anche questo.
Sì. Quindi la scheda di matematica potrebbe anche, per esempio, giocare sui centesimi, sul costo del libro. Poi esistono anche delle tabelle di comparazione che ci dicono per ogni anno della storia d'Italia a quanto corrisponde in valuta attuale un centesimo, una lira o altre forme anche più antiche addirittura. Quindi i bambini potrebbero essere guidati a fare loro questa ricerca, a scoprire il valore a cosa corrispondeva, cioè quanto, cosa si poteva comprare con 50 centesimi, oltre che a un libro. Vedete come la lezione di cose che la Carpentier ci ha fatto vedere, ma anche i suoi allievi, consiste proprio in questo, utilizzare un oggetto da tutte le prospettive, sono infinite. Molto, molto carino. Stavo provando a convertire quel convertitore storico così per curiosità. Sì. Giusto per dirci quanto potrebbe essere. Solo che questa sono questa immagine, ecco qui. €2, 2,02 centesimi di euro. Ad oggi? Ad oggi, perché sono 0,50 lire, cioè erano 50 centesimi, nel 1910, e ad oggi corrispondono a circa, ovviamente dice, 2,02 euro. Quindi potere di acquisto di 2 euro. Sì. Sembra poco. Infatti anche a me sembra un po' poco. 2 euro, sembra poco. Forse per le classi rurali, effettivamente. Se fosse un quaderno sarebbe normale, un libro non si aspetta di più, certamente. È anche vero che questi convertitori non sono proprio, come dire, no, precisissimi, però indicativamente. Molto, molto interessante. Bel lavoro, Alessia, grazie davvero. Anche di grazie questo. Mille a voi. Io ci ho preso gusto, quindi chiederei a qualcun altro se qualcuno si sente. Se qualcuno deve andare via tranquillamente, non vi preoccupate, però mandateci per favore il questionario. Grazie mille. Buongiorno, non so come collegarmi, non so se mi sentite. La sentiamo bene, buongiorno. Sì. Buongiorno, sono Giuseppe Antona, la professoressa Brunelli mi conosce. Io non ho... allora, non so se sono riuscita. Stiamo per vederla. Non sono molto brava. Ah, guardi, non si preoccupi, non è da sola, le faccio compagnia. Faccio delle gaffe terribili con gli studenti. No, prof, non la vediamo, prof, non la sentiamo, prof, non ha condiviso il documento. È un conto. Devo fare qualcosa. Allora. Non so se Antonio può aiutare. Antonio può aiutare. Deve avere un problema sulla sua webcam, ho chiesto di avviarla ma vedo che rimane nera, quindi probabilmente se ha un Mac non ha autorizzato l'uso della webcam, probabilmente può essere legato a quello. Ah, ho capito, non c'è nessuno nemmeno in questo momento che mi possa aiutare. Bene. La sentiamo, ci può raccontare, ci può mandare poi per email le schede, sì. Così poi... Allora, io in pratica ho trovato adesso di velocità in casa i regoli e i numeri in colore che hanno usato i miei figli a scuola e mi dispiace che il video non riesco ad attivarlo. Praticamente sono una confezione naturalmente in plastica e risalgono ai primi anni 90 perché li ho acquistati per il mio primo figlio, no? Ho già 30 anni, quindi non è proprio storico come li cerca il patrimoniere, però è sempre qui. E praticamente niente, ho provato a fare delle foto, a metterle nella scheda che manderò di matematica, che invierò.
E niente, ho fatto una ricerca perché sinceramente anche io non è che avevo, mi ero mai posto il problema di quando erano stati inventati, e ho visto che insomma sono stati quindi inventati dal matematico Cusiniere nel 1952. Però ne conosco bene l'uso perché io sono anche insegnante di scuola materna e anche primaria, però ho lavorato di più nella materna, dove per esempio ho sperimentato più volte la lezione di cose senza sapere che si chiamava così. Magari cioè sono entrata nella scuola materna con il diploma e non conoscevo la Carpentier, nessuno, almeno nella mia formazione precedente, ce ne parlava, diciamo pure la verità. E quindi per me è stato molto istruttivo questa settimana d'eccellenza, anche perché nel questionario io ho messo che sarebbe importante come formazione per i docenti di servizio veramente a rinfrescare la memoria a chi è di vecchia data magari non ha avuto, non vecchia data come me. E altri magari invece no, le giovani generazioni, le giovani leve quando arrivano a scuola le ho viste molto veramente vivaci nell'atteggiamento, molto pronte, diversa la nuova formazione che viene fornita agli insegnanti, completa. Quindi ho provato a fotografare questa valigetta e il contenitore, ho messo le misure nella scheda di matematica e nella scheda del patrimoniere e quelle poche notizie, insomma, che in più ho reperito, quindi a chi è appartenuto, ai miei figli, perché successivamente insomma, è stata passata dal primo al secondo al terzo, questo. Non ho fatto molto altro, non sono riuscita abbastanza in questo breve tempo, un po' non allenata come appunto le ragazze così. E vi ringrazio veramente di questa occasione per me grandiosa di formazione e anche di incontro, diciamo, ecco. Che bella Grazie. testimonianza, una bellissima testimonianza. Mi Grazie. piace per le immagini, adesso proverò a inviarle per email alla professoressa Brunelli. Grazie, grazie, ci fa tanto piacere. E ho sentito che ha già fatto anche il questionario. Sì, ho cercato, insomma, man mano di portarmi avanti quel che posso. Non è del tutto completo il lavoro. Come diceva prima l'altra studentessa, ci vuole più tempo e fare un po' il lavoro, però per mettersi in gioco, per rimettersi in gioco, per me è stato molto importante. La ricerca di oggetti, non ho avuto molto tempo per diverse dinamiche in famiglia che ho avuto in questi giorni. Ho cercato di non sfuggire, cioè di riuscire a seguire tutto il corso proprio perché ci tenevo e quindi ecco così un po' provando insomma quello che potevo, ecco. Ed è riuscita benissimo, No, benissimo. vi ringrazio veramente anche conoscere la professoressa Brunelli, già la conosco, la stimo moltissimo, ma anche un'occasione per conoscere ecco la professoressa Pizzigone e tutti gli altri relatori eccellenti che ci sono stati in questi giorni e è stato veramente molto importante per me. Vi ringrazio. Grazie di cuore. Grazie a lei. Io complimento con voi perché davvero, da un giorno all'altro avete assunto lo sguardo, quello curioso, quello radar, quello del patrimoniere, cioè quegli stessi oggetti che voi avete attorno a voi in casa, perché appunto Giuseppa ci ha detto che l'aveva addirittura acquistato lei per i propri figli, oppure un libro del liceo. Ebbene, questi libri che li accompagnano così da parecchi anni, voi li avete osservati con uno sguardo totalmente differente. Quindi veramente siete stati molto molto bravi subito a mettervi in gioco e acquisire queste competenze, perché secondo me sono vere e proprie competenze. Per cui vi sono grata anche di aver accettato, no? Questo cambio di prospettiva. Sono molto molto felice, vi ringrazio di cuore. E io ringrazio voi tutti. Grazie mille. Ci sono Marina e poi Anastasia, giusto? L'ordine è questo? Un attimo, perché nonostante l'uso di Zoom non infrequente, allora, mi vedete? Buongiorno, sì. Allora, io ho lavorato su una fotografia di scuola del mio babbo, che avrò visto centinaia di volte e che ho guardato per la prima volta stamattina. Ve la faccio vedere così, penso che si veda. Che bella, che Vi bella. dico anche che
pur di scoprirne di più l'ho anche staccata dall'album dove si trovava, perché ci avevo da vedere dietro. Infatti vedete i risultati, ho anche un po' grattato perché volevo capire se c'erano informazioni e qualcosa ho trovato. Allora, brevissimamente, per quanto riguarda la scheda patrimoniale, mi è servita tantissimo appunto per guardarla bene, perché poi chiaramente essendo una foto di affetto enorme, io ho sempre guardato, mio babbo è questo, che è questo con la faccia arrabbiatissima e gli occhiali, poi ho visto che non era l'unico arrabbiato, non c'è nessuno che sorride in questa foto. E ho iniziato poi a guardare cosa c'era in fondo e mi ha colpito, vabbè, ci sono poster di animali, poi ho preso la lente di ingrandimento per leggere un poster che non capivo cos'era, luoghi e personaggi della passione, e poi mi hanno colpito però invece due cose splendide: c'è un aquilone di qua e di qua invece ci sono un sacco di collanine fatte di perline attaccate. Non la vediamo più, Marina. C'è scritto che l'organizzatore ha interrotto il tuo video, non so come mai. Antonio è geloso della fotografia, voleva essere lei. No, no. Il video ci sa mai, ci sa mai. Scusate, ma ok. e niente, invece dietro, vabbè, c'è soltanto il cognome Sabatini e poi il fotografo. Che non si riesce a leggere, però dovrebbe essere Rugani, che era un fotografo storico che era in Corso Italia, che è una, diciamo, delle vie principali di Pisa, cioè l'indirizzo, e niente, è buffo perché la stessa scuola l'abbiamo frequentata sia io che mio fratello, qualche anno dopo ovviamente, e l'idea era, per esempio, pensando a una scheda interdisciplinare, per usare le foto come piccola linea del tempo. Già solo la tipologia di foto è molto diversa. A noi ci obbligavano ad andare in giardino, a metterci quelli alti dietro, quelli più piccoli davanti, e mi raccomando, domani non dimenticate il grembiule. Qui il grembiule non se lo dimenticava nessuno, addirittura il fatto di averlo bianco per le bambine, scuro per i maschi. Noi questa cosa, li avevamo tutti blu, al massimo i maschi erano più fortunati e erano quelli corti, iniziavano ad andare di moda, quelli in vita. Però ecco, mio fratello invece ce l'ha i primi anni all'interno e quelle successive all'esterno, solo che quelle non sono riuscita a fregarle alla mia mamma, quindi non ce l'ho per farvele vedere, però l'idea, ecco, è di fare una cosa del genere, mi piace molto. E penso che sarebbe facilissimo quasi per qualsiasi bambino fare un lavoro del genere, anche se cambia la scuola. Qui la cosa divertente è che poi la scuola è la stessa, però anche se cambia la scuola, vedere appunto il rapporto che c'era tra le fotografie di classe e quello che c'era in classe quando sono dentro è molto bello. Quindi io mi accodo ai ringraziamenti molto molto sinceramente, è stata una bellissima scoperta, grazie. Grazie di cuore a lei e al suo papà, spero non si arrabbi perché ha strappato. No, non, ormai ho requisito questo album da anni, se lo sono scordate tutti. È molto bello vedere appunto l'arredo, no? Della classe, l'arredo didattico, l'arredo anche ludico in quel caso, perché magari chi lo sa, hanno fatto un'attività magari di educazione o tecnica o artistica, avevano prodotto loro, realizzato loro l'aquilone, quindi con una pagella magari di quegli anni si può andare a vedere anche quali materie faceva, per esempio, no? Sì, sì. E poi questa nota che lei ha fatto sul fotografo è bellissima. Il patrimoniere potrebbe fare due passi e andare a vedere se c'è ancora, no? Il negozio. Esatto. Vedere se come è cambiato il modo di fare fotografie. Oggi col cellulare la facciamo tutti. Una volta era un evento quando il fotografo veniva appunto in classe. Pensate, abbiamo un insegnante di Marettimo, sapete, questa piccolissima isola, ha trovato una foto di classe del 1903 e quello che lei mi faceva notare è che erano tutti agghindati come la Madonna di Pompei, cioè avevano tirato fuori tutti gli ori di famiglia, tutte le cose preziose per metterle sopra i bambini e le bambine, perché era un momento, come dire, che uno straniero, peraltro con una professione quale fotografo, arrivava in barca a fotografare la realtà locale e quindi era come se venisse in visita un'autorità per loro. E quindi
questo. Quindi davvero la foto mi permette di capire tanto di storia sociale, storia economica, storia dell'abbigliamento. Grazie. Sì, sì, no, da questo punto di vista, e poi mi taccio, c'è una foto che non è scolastica, perché è la foto della prima comunione del mio nonno, e è bellissima perché è stata fatta in luglio, c'è il timbro dietro, fortunatamente, è il 1936, e mio nonno è nero come un tizzone, perché lui già lavorava nei campi a quell'epoca, e quindi era completamente cotto dal sole, mentre ci sono, era comunque in giacca, con... non quello delle ore in mano, quello con la costolina di madreperla per intendersi, e ci sono in giacca i pantaloncini corti, ma gli altri bambini con invece il vestito alla marinaretta, bianchissimi, tutti pettinati, tutti ordinati, e c'è proprio, ci sono le frecce di indicatori sociali in queste foto, sono testimonianze molto molto belle. Esatto. Guardi, colgo l'occasione per segnalarle, se il fotografo ha ancora, non c'è più? Ha chiuso la cosa? Allora, non lo so se c'è ancora, so che ci dovrebbe essere un archivio, perché in realtà è fotografo, ho fatto una ricerca veloce del tempo a disposizione, ho visto che anche, credo, il bisnonno fosse già fotografo, perché addirittura l'ho trovato sul CCD schedato come fotografo pisano, con le carte visite, figuriamoci, quindi ci sta che ci sia un archivio anche di famiglia di questa. Sì, sì, perché se c'è ancora questo interesse della famiglia a conservare, allora tutti i materiali li hanno tenuti, però è capitato qui poco tempo fa, infatti un mio amico che raccoglie, un collezionista noto, e quindi tutti lo chiamano quando devono buttare via delle cose, usiamo il termine buttare, lo chiamano e lui si accaparra tutto. Quindi in questo caso mi pare di capire che il problema non ci sia, il rischio non ci sia, però c'è l'informazione di un archivio di un fotografo che ha sicuramente tutte le foto del primo o dell'ultimo giorno di scuola che loro venivano chiamati e venivano commissionate dalle scuole, perché poi era il ricordino, no? Ecco. Certo. Quindi, se ci fosse davvero questa piccola banca, questo piccolo database, no, non è un database, questa piccola banca di ci faccia sapere, noi dopo ci muoviamo. Ma ora mi informo, ovviamente, perché non ci avevo mai pensato. Sì, 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 no, mi informo assolutamente. Grazie, voi capite che quando ci state, voi, mentre ci fate vedere queste cose, non so se la collega, ma te se la conosco bene anche, noi abbiamo, cioè dobbiamo... Fate attenzione a non mostrarceli troppo. È così. Diciamo solo questo, Marta, vero? No. Anche quelli degli anni 70 sono molto belli, poi quello di Jacovitti, io ce l'avevo, infatti mi è piaciuto molto. Ti farò sapere. Grazie ancora. Grazie a lei. Anastasia era in ordine. Mi sentite? Sì, benissimo. Buongiorno Anastasia. Buongiorno, salve. Allora, io purtroppo, come avevo scritto già nella chat, io non sono a casa, però un attimo ripensando un po' agli oggetti che tenevo a casa c'è un oggetto che è un abbecedario. È un abbecedario però russo, perché diciamo io ho fatto le elementari, diciamo i primi tre elementari in Russia, e quindi mi ricordo di aver portato questo abbecedario che era, per me era bellissimo, perché mi dispiace che non posso far vedere il libro, perché cioè, proprio per me si vedeva che diciamo nella cultura, insomma lì ci si tiene molto alla scrittura delle lettere, ma perché c'è la differenza tra il corsivo e il maiuscolo, quindi... Però era bello per come era gestito, perché di solito ho notato che tipo in Italia, cioè nelle classi ad esempio, troviamo sulla parete le lettere, un po' con qualche diciamo disegnino che può riprendere l'animaletto che comincia con quella lettera. Invece lì è proprio bello perché a ogni pagina corrispondeva una lettera, dove ovviamente c'era la lettera maiuscola e minuscola, con determinati giocattoli, con una filastrocca che riprendeva sempre le stesse lettere, quindi che quando ascoltavi l'insegnante che te la leggeva, e anche perché la scuola, comunque io sono nata nel 2000,
quindi diciamo dal 2005-2006 la scuola russa era completamente diversa, quindi c'era anche l'ambiente era diverso, proprio c'erano ancora i banchi con il calamaio. Per me è stato un grande salto, insomma, anche di qualità, ma dal punto di vista appunto anche educativo. Però mi sono resa conto che, diciamo, raramente puoi vedere questo cambio radicale nella postazione appunto della scuola, dell'insegnante, dell'insegnamento, perché all'interno c'era anche, per esempio, un pianoforte, c'erano diverse tecniche di educazione. E quindi io sulla scheda ho inserito questo in italiano. Purtroppo non ho l'immagine, però io oggi devo partire, quindi appena torno a casa faccio la foto e le metto subito dentro diciamo la scheda e gliela mando subito. E quindi questo, insomma, a me, per fortuna che, insomma, pensandoci, perché ci tenevo molto a farlo, perché comunque mi ha spronato molto. Sono una persona che abbastanza guarda molto i particolari, però un attimo mi sono trovata un po' in difficoltà, perché ho detto mamma, io non ho un oggetto su cui, però sono andata un po' a ripescare, insomma, il mio passato, e mi sono ricordata di, cioè, ho anche i quaderni di quando io ho scritto, quindi insomma, poi le allego le immagini e glielo invio sulla posta elettronica. E comunque volevo fare i complimenti, perché mi è piaciuto veramente, a parte questo progetto, anche la presentazione di ieri, ma proprio in generale, diciamo, la settimana dell'eccellenza, perché mi sono proprio ritrovata, diciamo, ho avuto molti spunti su varie riflessioni. Io ovviamente forse sono un po' piccola, perché comunque vedo tutti quanti che sono chi ha un dottorato, chi sia comunque già inserito nel mestiere, però a me mi ha spronato veramente molto, mi ha molto affascinato e interessato tantissimo. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei davvero. Io non vedo l'ora di vedere questo meraviglioso abecedario, non so perché, deve essere meraviglioso, soprattutto anche i colori, no? No, ma infatti sì. Ma che bella testimonianza, non capita sempre nella vita, come diceva lei Anastasia, di poter, no, vivere sulla propria pelle questo cambiamento. Due contesti educativi differenti, due culture, due paesi. Mi chiedevo con curiosità se lei per caso conserva ancora le sue foto di classe dei primi 3 anni. Sì, sì, sì. Oh, perché io ho avuto la possibilità di ritornare in Ucraina 2 anni fa. E quindi sono voluta anche ritornare a scuola, quindi, e purtroppo non è cambiato tanto, perché è rimasto così, mi ha dato un colpo al cuore, e i banchi sono sempre gli stessi, c'è anche la mensa. E mi ha fatto tanto effetto, perché non c'è stata la modernizzazione, è rimasto così come io ho lasciato, sostanzialmente. Sì, però c'ho le foto, sì, posso anche allegare anche quello, sì. Grazie, era proprio una curiosità, no? Vedere se si vede qualcosa, non so, la divisa piuttosto che il cortile o gli interni, vedere le differenze. Grazie di cuore. Niente, grazie a lei, arrivederci. Guarda, mi permetto solo di aggiungere una cosa, dai, tranquilla. E che i nostri bambini, quando vengono al museo, ci dicono che i banchi in legno, quelli con il piano inclinato, sono molto più comodi dei loro banchi. E quindi non credo che lo dicano per scherzo. Non solo, ma poi quando lavorano con il pennino non hanno gli stessi problemi, o meglio, sembra che i problemi che dimostrano ogni giorno con la penna Biro, con il pennino a un certo punto scompaiono, magicamente anche le insegnanti ci hanno. Quindi questa riflessione io la lascio così sospesa, poi ne parleremo meglio anche con Francesca, ma ci ha lasciato molti interrogativi. Quindi non disprezziamo strumenti che hanno funzionato egregiamente. Poi quello che conta è il sapere che viene trasmesso, no? Quindi poi la modernizzazione, finché parliamo di igiene, va bene, ma... No, no, non sia così triste, guardi, anzi, io se fossi lei avrei il cuore gonfio di gioia nel vedere quei banchi piuttosto che i nostri banchi a rotelle, però questa cosa la teniamo qui. Raffaella? Sì, eccomi. Salve, buongiorno, bentrovate e bentrovati.
E innanzitutto devo dire che questi giorni sono stati molto istruttivi, educativi anche, e devo dire che nella presentazione di loro professoressa ho trovato, al di là della vivacità, perché non ho perso una parola, e mentre a volte la stanchezza si fa sentire, no? nella lunghezza degli interventi, e ho trovato anche un grande garbo, nella vivacità un grande garbo, quindi veramente molti ringraziamenti. E io ho fatto un uso sfacciatamente privato del vostro invito e ho trovato il vocabolario di francese di mia madre del 1952, quando mia madre frequentava l'istituto magistrale delle suore. E devo dire che vedere la grafia di mia madre è emozionante. Vedere il disegno fatto da mia madre è emozionante. Quindi ho preso proprio questo spunto per sentire il tocco di una persona che ha usato questo oggetto. E ho sentito il passare del tempo nell'odore delle pagine che sanno di vecchio, ma di un bel vecchio, perché vecchio non è una parolaccia. E ho trovato interessante una piegatura, volgarmente detta orecchia, alla pagina 17, e mi chiedo perché mamma abbia voluto appuntare quella pagina. E c'è una frase in francese scritta dalla mia mamma che dice, non lo pronuncio per non spaventare i presenti, comunque, non potendo uscire per un tempo così brutto, il pittore mi ha fatto un ritratto e chissà che non sia questo. Ecco, per me è stato veramente è molto emozionante. La casa editrice è la GB Petrini di Torino. Nell'ultima pagina c'è una etichetta, però questa non l'ho fotografata nella scheda, dove c'è il logo della casa editrice GB Petrini Torino e poi c'è scritto prezzo lire 3000, che però per essere il 1952 mi sembra un prezzo esagerato, non lo so, 3000 lire. Il convertitore 52, vero? Mi diceva? Sì, 1952. Ce l'ho ancora aperto da prima. 3000 lire, 49,16 euro. Ah, allora può essere un prezzo giusto. Può essere un prezzo giusto. Dunque, la scheda l'ho compilata un po' a metà tra l'oggetto e il libro. Non so se si vede. Sì. Si vede, dunque ho scritto così, dunque ovviamente il vocabolario scolastico della lingua italiana e francese, l'anno di pubblicazione 1952 dalla GB Petrini di Torino. Ecco, c'è scritto nella parte interna, 137esima ristampa dalla prima rifusa e accresciuta secondo gli apostrofo intendimenti dell'autore Antonio Chenu. Questo è nella prima pagina. Poi ecco, ci sono queste scritte a mano della mia mamma, quindi Ruggeri Bruna, seconda magistrale B, la frase in francese che dicevo, i suoi disegni, questa etichetta di cui parlavamo, a cosa serviva la traduzione dall'italiano al francese e viceversa, a chi è appartenuto Ruggeri Bruna, ha usato negli anni, mamma era del 1939, quindi tra il 53 e il 55, considerando che la lingua si studiava solo nei primi due anni dell'istituto magistrale. Ecco, annotazioni, vedo questa piegatura alla pagina 17 che mi fa una tenera curiosità, pensando mamma a quell'età. Queste sono le fotografie del fronte retro. E qui ho fatto una descrizione, ecco, con la copertina rossa rigida con scritte decorazioni color oro, odore di passato dalle pagine. Le pagine all'interno sono ingiallite, quelle della prima parte dall'italiano al latino hanno il profilo dello stesso colore della superficie, mentre la parte dal francese all'italiano invece sono dello stesso colore rosso della copertina. E poi c'è questo logo della parte del retro, che non so se sono, io ho visto un fiore, a me ricordano dei petali, però non so. Ecco, io non ricordo precisamente quando io ho maneggiato un oggetto del genere, ma essendo la minore di cugini e fratelli posso pensare di averle
di averlo visto in mano a qualcuno che ne stava facendo uso per qualche versione o traduzione. Un episodio buffo, e io dovevo fare a mia volta una versione di latino e ho portato invece il vocabolario di francese. Gentilmente mi ha prestato il suo, ma io avevo fatto tutte le annotazioni sulle declinazioni della terza, che sono... e quindi mi sono trovata leggermente in difficoltà, e qui ho imparato che fare la cartucciera forse sarebbe stato un espediente migliore, ecco. Ecco, così, ecco, io lo dico senza vergogna, che mi sono molto emozionata e ho compilato la parte ideativa pensando cosa mi potesse dire questo vocabolario. E io ho detto che se l'oggetto prendesse vita mi direbbe che il francese è una bellissima lingua, ora ingiustamente sottostimata rispetto al suo cugino l'inglese, considerato passepartout. Allora direbbe, ops, ma passepartout è francese. Il vocabolario mi direbbe anche che mia madre lo ha sfogliato talvolta malvolentieri, ma era una brava studentessa e otteneva buoni risultati nella sua materia. Mi chiederebbe anche il motivo per il quale, quando io ho frequentato le superiori, non l'ho usato, preferendogli un suo discendente di altra casata, il letterario Garzanti, 1981, perché anch'io anagraficamente ho il mio passato, e io non saprei cosa rispondere. Perché non l'ho usato? Non lo so. La scuola ai suoi tempi era diversa, soprattutto in un istituto religioso, dove regnava la rigidità e l'autorità. Tu cerca di essere rigorosa e autorevole. Io ne ho sentite tante. Ascoltami, so di cosa parlo. Au revoir, ma chère, mi saluta il vocabolario. Ciao, figlia mia, e la voce di mia madre. Grazie molte. Complimenti, bellissimo. Grazie a lei, molto emozionante. Molto emozionante. Immaginate come in una classe, no? I bambini potrebbero vivere queste stesse emozioni e giocarle su più piani, voi con il vostro aiuto, giocarle su più piani. Sì, molto bello, davvero. Vedo che... Posso fare una annotazione da malato di questi argomenti, perché appena ho visto il Ghiotti mi sono illuminati gli occhi. Francesca sa bene quanto tempo ci ho dedicato agli editori torinesi. La prima edizione del Ghiotti era 1889, quindi insomma è stato un vocabolario veramente di lunghissima fortuna, tant'è che Petrini ci ha fatto la fortuna su quel vocabolario, nel senso che offriva naturalmente insomma un vasto campionario di testi scolastici, però la colonna portante del catalogo è sempre stata il vocabolario e su quello davvero ha basato le sue fortune. Chiudo, scusate, non era niente, ho rotto quel filo emozionale molto bello che si era creato con, con i freddi numeri. No, no, sei entrato proprio al momento giusto, no? Appena viene citata la casa editrice. Hai visto? Adesso si spiega l'espressione rifusa, che si riferisce all'antica composizione tipografica fatta con i caratteri che quindi venivano, quando si faceva la nuova edizione, non c'erano le lastre e quindi si doveva ricomporre da capo, quindi rifusa vuol dire questo. Però ecco la tecnica, siccome nella mia vita precedente ho fatto anche la bibliotecaria del libro antico, e sarebbe molto bello anche esplorare insieme a un, glielo dico per lavorare con i ragazzi, insieme a un rilegatore di quegli artigiani che ancora hanno le presse, che ancora hanno i telaini, perché loro hanno ancora i ferri per imprimere con la foglia d'oro quelle belle decorazioni che lei ha visto, che lei ha riconosciuto essere delle foglie, dei fiori. Hanno ancora i ferri e le tecniche della foglia d'oro per fare poi tutte quelle. Oggi con le tesi di laurea si hanno altri strumenti un po' più veloci, però un vecchio rilegatore potrebbe farvi vedere come si rilegava un libro all'epoca e farvi vedere anche la storia della tecnica. Quindi è lo stesso oggetto. Dalla storia dall'italiano alla tecnologia può davvero farvi lavorare su molti versanti, oltre a quello molto bello che lei ci ha presentato. Grazie davvero. Ho visto che c'erano altre tre chat, però non ho visto il chat. Ah, bene, benissimo. Sì, siamo arrivati alle 12:04, quindi...
Posso fare solo un commento da esterna all'Università di Macerata. Desidero congratularmi non solo con voi organizzatori, perché è tutto molto perfetto e veramente interessante, ma anche con i vostri studenti, perché trovo molto bello sia la loro, l'ho già detto prima, la capacità di lavoro ottima, il desiderio di condivisione, e poi apprezzo anche molto che in chat ci sono ringraziamenti reciproci, cioè veramente in un'ottica peer-to-peer, proprio come dicevamo prima, no? Questa comunità di ricerca che, superando peraltro gli ostacoli della lontananza e del web che ci sta ostacolando nel lavorare insieme di persona, ebbene, siete riusciti comunque a creare comunità e a riflettere insieme, ad apprezzare il lavoro altrui, quindi veramente desidero congratularmi con tutti i partecipanti, ma in maniera sincera. Avete subito davvero attivato anche questa capacità di lavoro reciproco, peer to peer, davvero ottimo. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti di Francesca a tutti i partecipanti, grazie davvero, ci avete regalato dei momenti molto divertenti, molto belli, molto emozionanti. E speriamo di poterci vedere presto. Fabio, io prima ho spoilerato, ho detto speriamo di vederci presto al museo di persona e nel museo nuovo, rinnovato, e speriamo di presentarvi il prima possibile. Voi seguiteci, seguite la pagina, seguite, ma a parte poi la pagina dell'Ateneo UniMC per chi è iscritto a UniMC, per chi invece è un gradito ospite esterno, potete seguirci tramite la pagina Facebook del museo, quindi naturalmente vi faremo sapere quando sarà pronto, no Fabio? Siamo noi primi a fremere. Esatto. E quindi se tutti quanti siete riusciti ad avere il link per il questionario, scusate, vi rinnovo la richiesta cortese, insomma, di mandarci i vostri pensieri, perché vi chiediamo un consiglio su come migliorare, cosa aggiungere per il prossimo anno, per le attività, anche potremo anche inserirlo tra le attività del museo, anzi no, che potremo, anche qui sto spoilerando, meglio che mi fermo. Io ho finito, quindi vi saluto anch'io se non ci sono altre richieste. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, io mi permetto di mandarvi un abbraccio da Torino, un ringraziamento, un buon proseguimento di studi per tutti voi, se siete ancora appunto magari in fase di formazione, si è sempre in fase di formazione, quindi sicuramente lo siamo tutti, ed è stato un piacere conoscervi, desidero davvero ringraziare fortissimamente la professoressa Brunelli e la professora Targhetta, grazie per questa opportunità di lavoro comune e di apprendimento anche per me appunto. Invece. Benissimo, grazie mille a te Francesca, grazie mille a voi. Quindi se non ci sono altri interventi direi che possiamo chiudere e darci l'appuntamento per l'anno prossimo, sicuramente ci sarà un altro laboratorio di eccellenza del museo, quindi questo... Uno e molti altri. E certo, di fatto, stiamo spoilerando di nuovo, Marta. No, questi, qui stiamo facendo venire l'acqua in bocca.